Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi approfitto di questa giornata di pioggia. Come potete vedere è tutto pieno di nuvole. Dunque, per farvi un piccolo aggiornamento per quanto riguarda le modifiche che ho portato alla moto rispetto a come era inizialmente, ve lo lascio qui in alto a destra, che è il primo video in cui vi ho presentato questo KTM 250. Cambio la batteria della macchina fotografica e poi vi elenco tutte le varie modifiche, magari per uno chi ha la stessa mia moto o simile potrà prendere spunto e aggiungere appunto questi accessori che potranno anche servire per proteggere o per rendere anche solo più bella la propria moto. So che a molti questi contenuti potrebbero non interessare perché abituati a vedere sempre giri in moto, però purtroppo il tempo non lo decido io e quindi ho approfittato, per evitare di non portarvi nessun contenuto, ho deciso di mostrarvi appunto quello che ho combinato. Cominciamo con la lista delle cose, perché non sono poche, e comunque dopo vi faccio un resoconto di quanto effettivamente in tutto ho speso per questa moto. Allora, innanzitutto per la moto ho speso 5.200 euro per la precisione, è un 2017 e ha su circa 100 ore, aveva su circa 100 ore. Primo acquisto che ho effettuato è comprare un kit che vi faccio vedere se vi siete interessati. Questo kit qua, preso su NR Team se non sbaglio, con tutte le viti che per quanto riguarda plastiche, quindi se andate a fare enduro, cadete o qualsiasi cosa, perdete una vite, lì sicuramente ci sarà e quindi avete il sostituto. Poi passiamo a una cosa ordinaria, che sono le manopole. Ho preso quelle classiche KTM lock-on, ovvero che non c'è bisogno di usare il compressore, ma basta appoggiarle sul manubrio e stringere la loro vitina. Primo accessorio che ho preso su Amazon, giusto per testare un po' l'affidabilità di Amazon, è stato il paradisco posteriore, che l'ho pagato 30 euro, ma lo so benissimo che non so, è stato un rischio, perché quello originale KTM costa sugli 80 euro, però è praticamente uguale, dato che avevo un buono su Amazon, appunto ho preso su questo. Però vediamo come si comporta. Attualmente sembrerebbe fare il suo lavoro. Qualche volta era già protetta dal disco e quindi ci siamo evitati di rompere o piegare il disco posteriore e non ci ha compromesso un eventuale giro e quindi noi siamo contenti. Passiamo agli accessori che riguardano mondo enduro, che ho montato per la sicurezza di alcuni componenti. Per la maggior parte delle cose che vi farò elencare mi sono affidato a marchio Acerbis, che per quanto riguarda le plastiche secondo me è uno dei migliori. Dato che i paramani della KTM originali non mi fanno impazzire, ho deciso di prendere questi della Acerbis, chiamati K Future, pagati circa sui 40 euro. Fanno il loro lavoro, ora devo già cambiarli. Ha già preso dalle belle diverse botte, però il loro lavoro l'hanno fatto. E anzi, devo dire che si sono comportati molto molto bene. Poi, per dare un tocco di arancio alla moto, ho preso il kit passacatena e cruna. Fanno il loro lavoro, anche questo ha già preso dalle belle botte, come avete visto. Però ci ha salvato sia la corona e la catena. Ovviamente questo non era fondamentale, perché c'era già il suo originale nero. Attualmente non monto sulla moto colui che protegge il silenziatore, che adesso ve lo prendo subito, che è questo aggeggio qua. Non monta sulla moto perché non so come mai, ma la mia gomma posteriore tocca il silenziatore e quindi toccandolo lo sfila fuori, però comunque sembrerebbe funzionare. Ve lo consiglio più che altro magari nell'enduro, perché cadendo su rocce così potrebbe rovinarvi il silenziatore. Il mio è, come avete visto, è già rotto, è già tutto bozzato, quindi botta più, una botta in più, una botta in meno, non mi cambia. Poi successivamente abbiamo montato paratelaio X-Grip della Acerbis, ciò per evitare che con lo sfregamento degli stivali sporchi di terra, sabbia, quel che è, righi il telaio verniciato, portandolo così poi ad arrugginirsi. Ovviamente, dato che i freni non sono due, ci siamo presi anche il paradisco anteriore. Occhio a non farvi fregare, perché spesso i siti vi vendono il paradisco, quello in plastica, senza il distanziale da mettere poi sul perno della moto, che andrà preso poi in separata sede. Sono costati rispettivamente 24-25 euro il paradisco e 25 euro anche quello il distanziale. Quello anteriore è un po' meno importante di quello posteriore, infatti vedete che è praticamente nuovo. Serve per tenere pulito
se così si può dire, il disco da tutta la sporcizia che lancia la ruota posteriore sul disco, ed evitare che il fango appunto vada sulle pastiglie, così rovinandole. Per dare quel tocco di colore ho sostituito i copriradiatori da neri a arancio. Ovviamente questa è stata una spesa abbastanza inutile, ma per rendere la moto un po' più colorata, perché no, costano all'incirca sui 20-23 euro. Un altro accessorio che non monto attualmente sono i para forcelle, se così possiamo chiamarli, che sono queste gomme qua che proteggono le forcelle da quando cadete, attutiscono un po' il colpo e non vi fanno graffiare appunto le forcelle. E questi li ho pagati intorno ai 20 euro. Poi ho comprato le calze, se almeno generalmente le chiamano così, per quanto riguarda gli steli delle forcelle. Serve per tenerle pulite proprio come il paradisco, per proteggere e far durare più a lungo i parapolvere delle forcelle. Per quanto riguarda le modifiche della Cerbis, penso siano finite. Invece no, mi sono dimenticato una cosa fondamentale, ovvero il faro LED, che ci permette di vedere meglio durante delle uscite in notturna. Non ho ancora avuto modo di provarlo, ma ho già in programma circa un'uscita in notturna. Non so se riuscirò a portarvela, perché un difetto delle GoPro è che quando la luce è scarsa fanno diventare inguardabile un video, e quindi adesso devo decidere un po' se portarvi con me in questa esperienza oppure no. Nel caso fatemelo sapere nei commenti, anche se la qualità sicuramente non sarà ottima, anzi contrario. E per questo accessorio gli ho dato un po' di più, sui circa sui 100-115 euro. Ho preso un set di grafiche personalizzate, come potete benissimo vedere, perché la moto originale con le plastiche originali non mi piaceva, principalmente per una questione estetica. Ho preso questo kit a un prezzo di circa 160-170 euro. Ho in programma di fare tre modifiche, che aggiungeremo anche nel prezzo, perché sicuramente verranno fatte. Allora, per prima cosa, quanto riguarda la ventola, che come vi dicevo già nel primo video ho intenzione di montare, solo che tra una cosa e l'altra non ho portato più la moto a fargli montare questo accessorio, e ho già contattato Farioli, a cui gli affiderò la moto, e mi verrà una spesa intorno ai 200 euro. È fondamentale durante la stagione estiva, perché uno dei difetti del quattro tempi è che tende a scaldare molto, e quindi lo aiuta a preservare anche qua la vita del motore. Come avete visto nel video di due o tre video fa, mi si è rotta la pedana a causa di una caduta, e quindi dovrò sostituire anche queste per una spesa di 60 euro circa. E questa appunto era l'ultima modifica. Poi anche qua è un mito, perché l'ultima modifica, come ben sapete, non esiste, per quanto riguarda la moto e le modifiche che sono state effettuate ora. E tra una cosa e l'altra, all'incirca ho speso intorno ai 6.300 euro. Non è una spesa da tutti, però d'altronde è una mia passione, e quindi metto in preventivo di spenderci questi soldi, anzi potrei spenderne anche moltissimi, moltissimi di più. Comunque spero che questo video alternativo vi sia piaciuto. Nel caso, mi spiace, ma purtroppo il tempo meteorologico è quello che è, quindi piuttosto di non portarvi niente ho deciso di portarvi questo video. Sarà un video un po' più corto e un po' più breve rispetto agli altri, ma tanto la monetizzazione non ce l'ho lo stesso, quindi anche se non arrivo a 8 minuti va bene uguale. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi chiedo se potete lasciare un like, di iscrivervi per supportare al meglio questo canale, e se avete qualche suggerimento da darmi lasciate pure un commento, che mi fa piacere, vi rispondo praticamente sempre. Per coloro che sono arrivati a fine video vi lascio un piccolo spoiler, eccolo qui. Ovviamente non riguarda una nuova moto purtroppo, ma un test che avverrà nei prossimi giorni. Detto ciò, da Flema è tutto, un saluto, bella raga.